Dove sono le api regine? Abbiamo una regina qui, guarda. Eccola lì. Aspetta, col puntino bianco. Eccola la regina in primo piano. È una regina nata nel 2021. Ha un anno e due mesi. Il puntino bianco chi l'ha fatta? Lo facciamo noi apicoltori di tutto il mondo per convenzione mondiale. Si segnano le regine con i 5 colori come da convenzione. I 5 colori nell'ordine sono bianco, giallo, rosso, verde, blu. Al termine si ricomincia da capo, perché una regina non canta più di 4 o 5 anni, per cui i 5 colori sono... Quindi bianco cosa significa? Nata nel 2021. Ah, ecco, eccezionale. Quelle di quest'anno le segniamo di giallo, quelle che nasceranno l'anno prossimo si segneranno di rosso. Ah, e nell'ordine poi verde e poi blu. E poi si ricomincia da capo, si fa il giro. Non lo sapevo, interessante. Io sono qua come guardia ecologica della regione Lombardia. Quindi il puntino bianco. Per spiegare cosa succede nella casa delle api. Un po' sepolta, è grande però sotto lì. C'è circa una volta e mezza le api operate. Eh sì, si vede. Ha un comportamento diverso, un colore diverso. È l'unico elemento dell'alveare che depone... Adesso cosa stanno facendo di tutte le... Vediamo. È l'unico elemento dell'alveare che depone le uova. In questo momento vede che è attorniata dalle ancelle, sì, che la stanno nutrendo a base di pappa reale, perché la resina mangia solo ed esclusivamente pappa reale. Nasce da un uovo da cui sarebbe nata un'ape operaia, ma essendo stata alimentata solo a pappa reale, sfarfalla dopo 16 giorni anziché dopo 21, e anziché nascere operaio nasce regina, proprio grazie all'alimentazione di pappa reale. Bello, carino, interessante. Grazie per... No, guardi, è interessantissimo. Adesso non la vedo più perché il puntino è sparito. Faccio un attimino se vuole approfondire. Ah, eccola là, sotto, la, sì, l'ho vista, l'ho vista. Un attimino, vediamo. Cioè, si è spostata sotto. Ecco, si sposta. Eccola lì, adesso la vedo. Ecco, ha mangiato. Ah, adesso sta facendo la passeggiata da sola. Ah. Ogni tanto, questa serata è già capitato, ogni tanto depone un uovetto. È l'unico elemento che depone le uova. Interessante. Una regina ha un potenziale di deposizione che può arrivare a 2000 uova al giorno di deposizione. È entrata adesso. È entrata, mi sa che sotto, sotto. Eccola di qua. Posso girare? Ah, vediamo in diretta. Molto gentile. Che cosa? Eccola lì, quella con il puntino, la perigina, vedi? Sì. Adesso te la riprendo. La perigina. La vedi quella col puntino, sì, bianco? Sì. Quella è la perigina, guarda che carina. Più grande delle altre. È circa una volta e mezza, poi diventa più grande in primavera quando incominciano le fioriture nei nostri territori. Diventa più grande perché depone più uova, perché sente che c'è la possibilità di portare più gocce di nettare a casa. Quindi più operaie ci sono, più scorte riesce a produrre la famiglia. Diminuisce la deposizione, si rimpicciolisce un pochino in autunno e in inverno. Poi c'è meno da mangiare. Quando c'è meno da mangiare, bravo. Fuori, perché quello che hanno dentro gli serve. Più bocche ci sono e meno dura. È tutto bilanciato da madre natura. È l'unica. Lavorano tutte per lei, capito? È imprenditrice.
Nettare, il polline è una polverina che si attacca alle loro peluria e quindi passando di fiore in fiore vanno ad impollinare il nostro territorio. Il nettare invece è una goccia di sostanza dolce, saporita, che lo recuperano, lo tengono nella sacca melaria, volano, arrivano dentro, passano questa goccia alle api magazziniere che ricevono la goccia. La goccia di, è ancora nettare, in quel momento il nettare viene addizionato di enzimi ed è trasformato in miele. Quindi l'ape magazziniera la porta dentro e lo mette nelle cellette perfettamente esagonali, non schiacciarlo, tienilo pure in mano così. Riempiono le cellette di miele.